Salve, stasera facciamo il filetto di maiale con i funghetti champignon. Il filetto di maiale prendiamo tagliato a fette, un po' spesse, non troppo sottili. E una vaschetta di champignon, tagliate a fette anche queste. Poi prendiamo della farina, uno spicchio d'aglio e qualche foglia di alloro, mezzo bicchiere di vino, sale e olio extravergine di oliva. Mettiamo dell'olio nella padella, accendiamo. E la facciamo scaldare. Intanto impariniamo il filetto. Così lo passiamo nella farina, togliamo quello in eccesso. Ecco, finiamo di infarinare così. Intanto l'olio si è ben scaldato e mettiamo nella padella. Facciamo cuocere un po' da quella parte. E tra un pochino lo rigiriamo. Intanto accendiamo la padella per cuocere i funghetti, mettiamo un po' d'olio, lo spicchio d'aglio e lo facciamo scaldare. Nel frattempo giriamo il filetto, che vedete già da quella parte che è un po' cotto. Mettiamo il sale nella parte che è già un po' cotta. E lasciamo andare ancora. Ecco, l'olio per i funghetti si è scaldato. Mettiamo i funghetti nella padella. E facciamo cuocere. Allora, rigiriamo il filetto. E saliamo un po' dall'altra parte. Giriamo un po' i funghetti. Allora, mettiamo qualche foglia dell'oro e aggiungiamo il vino. E ora copriamo con un coperchio. Copriamo e abbassiamo il gas, che si cuoce un po' più lentamente. Allora, i funghetti mettiamo un po' di sale. Andiamo. E copriamo pure con me. Altri 5-10 minuti facciamo cuocere i funghetti. Invece per il filetto ci vorrà un quarto d'ora, 15 minuti. Ecco, i funghetti sono pronti, spengiamo. Mi raccomando, togliamo l'aglio, se no, se qualcuno lo becca, non è molto piacevole. Ecco, anche questo in un filetto gli manca poco. Ok, il sughetto si è un po' raffreddato. Adesso mischiamo tutto insieme, funghetti con filetto. E facciamo cuocere altri 2 minuti. Ecco qua il filetto con i funghetti è pronto. Se volete potete sostituire l'alloro con il prezzemolo, magari messo a crudo, e poi se volete potete mettere un pizzico di pepe. Io non lo metto perché a noi non ci piace. Ecco qua un piatto veloce, gustoso e completo. 30 minuti è pronta la cena. Se vi è piaciuto,